Buonasera a tutti, ci sentite? Dite di sì, dite di no dal canale YouTube per favore, perché questo è un accrocco incredibile che abbiamo fatto per portarvi i nostri due filoni, Cristiano Pasquali e Federico Zani. Buonasera e buongiorno a tutti. Ciao, Ciao a tutti. ciao ciao. Una volta che siamo dal vivo facciamo l'applauso. Ci si sente? Fatecelo sapere. Oggi abbiamo, come si dice, nel retroscena abbiamo ben due cashmerine. Sia Costanza che Leonardo che ci leggeranno i vostri commenti, per cui se non ci si sente ce lo dico tramite loro. Benvenuti, anche se ci siamo visti un'ora e mezza fa. Come state? Dove state? Sì. C'è una Vai, vai. sedia più lunga. Molto bene, dai. Abbiamo finito la sessione, adesso recupero, domani rifinitura e poi pronti per sabato, è il grande ritorno. Sì, dai, tutto bene, Bene. sì. Ma ascoltate, ma il Natale come, cioè, panettoni quanti, Prossima pandori quanti, domanda. abbacchio, cosa si mangia a casa Zani e a casa Pasquali? Era la mia prima domanda, Danilo. Cominciamo Io a Natale. ancora sto a digerire. Infatti, no, dai, ci siamo un po' mantenuti perché appunto sappiamo che abbiamo queste partite che sono fondamentali per la nostra stagione. E quindi sì, una vigilia molto impegnativa di pesce per festeggiare anche la grande vittoria Ci giù a vuole. Parma. Poi diciamo un bel pranzo di Natale e poi andare pian piano a sciogliere, A sciogliere sgranare. per arrivare in settimana a carico e con le giuste forze. Sì. Ah, io ho due tradizioni, tradizione veneta e tradizione emiliana, quindi insomma abbiamo spartito il 24 con i miei suoceri e il 26 poi sono venuti sui miei genitori, quindi abbiamo diviso il Natale così. Mettiamolo subito in difficoltà. Meglio la tradizione veneta o la tradizione emiliana? No, non Ma dirmi entrambe, devi guarda, no, no, scegliere, devi ma scegliere. non sono schizzinoso su quello. A me Non lo immaginavamo mi piacciono veramente entrambi. Ci sono cose basta molto. che si mangia. Sì, esatto. No, no, basta. Tortellini sono. Tortellini noi non li mangiamo a Parma, noi mangiamo gli annolini, però Provocazione raccolta. no, a parte gli scherzi, no, mi piacciono tutte e due. Penso che in Italia sia difficile trovare un posto dove si mangi male, quindi basta sedersi a tavola in buona Però devi compagnia. scegliere, se no non si va alla prossima domanda. Anche perché Danilo fa solo domande in cui ti fa scegliere tra due cose. Generalmente, quando va in pizzeria, guarda sua moglie e dice: meglio la diavola ma senza salamino o la margherita con il salamino? No, dai, un po' è un po'. Ah, niente, non Sì, lo facciamo sbottonare. dai. Beh, grazie. È finita, grazie. Allora possiamo andare. Io direi che quello, il motivo per cui ci siamo visti un'ora e mezza prima, per chi ci sta seguendo da YouTube o chi ci sta ascoltando da Spotify, è che abbiamo preparato un contenutino con l'aiuto di Leonardo. Non so se vuoi, so, sei timido, se vuoi venire in camera. Fai un Leonardo, un saluto. applauso a Leonardo. Ha portato la sua videocamera per vedere con video e farvi poi vedere com'è la Grada, dove si allena il Benetton, per cui com'è il centro di allenamento e per cui, siccome non sapevamo a chi chiedere, abbiamo trovato un ragazzo nel parcheggio che ha detto: beh, io la conosco caso, un po', ragazzo a caso. e ci ha fatto fare il giro, per cui uscirà questa cosa adesso live su che canale? No, sui riloni fuori, no, non lo so. Beh, vedremo, vedremo, Su decideremo Carbo dopo. Rugby, su Carbo Decideremo Rugby, dopo. seguiteci solo su Carbo Rugby, da un patto un canale oceano, non guardatelo mai. Ma direi che possiamo parlare un pochino di rugby, o andiamo Parliamo un po' di di rugby, parliamo di episodi. Però siamo nella tradizione del podcast, perché di solito Matteo fa 15 minuti di cose che non c'entrano nulla. Ma siccome voglio rompere i coglioni troppo stare qua, Vai, parliamo un po' di rugby per favore. parti, Marco, parli. Chiedono se avete placcato Danilo. Non ancora, però è una Non cosa che ancora. possono fare dopo. È un video, mi Lo fa pare. dopo tizio. Sì, Sì. perfetto. La prossima volta famo un'altra volta così. Brava, Ci scaldiamo ma così. era un ragazzo che. Mi sento già più tranquillo la prossima volta, perché questo dopo già mi aveva inquietato. Anche perché ho visto come avete placato i ciclisti. Ah, sì, Mi no, è stato divertente. ha fatto troppo ridere quando ha provato a placcarti la prima volta. Sì, Evidentemente si è sì. fermato come se una smart su un tir, No, no, sono forti anche loro, divertenti, stava veramente una bella giornata. Bel video quello. Allora, parliamo prima di tutto della partita di Parma.
sensazioni, come è andata? La prossima partita comunque tosta, quindi come l'avete vista? Ma allora, io da fuori penso che è stato un po' come l'avevamo preparata, nel senso che sapevamo che loro avevano una grande voglia, una grande energia, e l'hanno dimostrato, insomma, quei primi 10 minuti hanno schiacciato veramente il piede sull'acceleratore. Noi sapevamo che avremmo dovuto resistere, insomma, questa prima ondata, per poi venire fuori, insomma, come poi è stato, come è stato il finale, il fine partita. Abbiamo fatto alcuni errori che possiamo tranquillamente evitare e che dovremmo evitare sabato, ma penso che sia stata una gara, insomma, approcciata nel miglior modo. Sì, esatto, come anche ha detto Fede, nel senso, quest'anno sono veramente una grande squadra e ti mettono in difficoltà. E adesso speriamo di scendere sabato e non ripetere gli stessi errori e mantenere sempre il focus alto per tutti gli 80 minuti. Ma si è visto soprattutto nella prima parte di gara, comunque il punto di forza loro era la mall. Ha messo un drive molto importante da parte delle Zebre, vi ha un po' sorpreso o comunque sapevate che da quel punto di vista loro spingevano forte su quello? Ma lo abbiamo studiato, lo sapevamo, e alcune sono andate bene, alcune un po' meno. E questa settimana appunto abbiamo messo maggior focus e cercheremo di contrastarli, specialmente in fase statica e nei drive. Ti va su questa cosa di entrare un po' più nello specifico, magari per i ragazzi anche che giocano, eccetera. Quest'anno Treviso ha iniziato, e anche alla fine dell'anno scorso, difendendo in maniera splendida la Mall. Nelle ultime giornate ha iniziato a funzionare tante altre cose, soprattutto in attacco. Invece il driver difensivo sta facendo un po' più fatica rispetto alle prime giornate. Che studio si fa? Perché per uno che guarda da fuori dice la Mall, un sacco di gente da una parte e dall'altra che spingono, uno va avanti, l'altro va indietro. Sì, dipende un po' dalle squadre, no? Si studiano, se cercano di girare i drive, di prendere qualche spalla, la spalla destra, la spalla sinistra. E poi ecco, dalla parte della difesa, diciamo, c'è meno tecnica e più, diciamo, lotta fisica, nel senso, la voglia di fermarli e la compattezza per disassare il loro drive. Diciamo che sì, siamo stati coscienti che ovviamente è stato un punto che abbiamo offerto a loro e speriamo che sabato non si ripeta e ci faremo trovare pronti sicuramente. Vamos! Ma rispetto all'anno scorso, perché questa partita a me è sembrato di vedere delle Zebre molto più combattive in generale, dal campo si è percepita la stessa cosa, perché mi pare che sono andati 12 in vantaggio, 12 a 10. 10 era sì. E all'inizio mi ero un attimo preoccupato perché ho detto wow, 12 mesi fanno una gran differenza, ma dal campo, incluso la scazzettata, si è percepito una scambio di auguri natalizio, scambio di regali. Come dicevo prima, è una squadra in crescita e sta facendo veramente grandi salti in avanti. Lo sapevamo che ci avrebbero messo in difficoltà e quindi ecco, nei momenti di difficoltà noi abbiamo fatto coesione di squadra, ci siamo raggruppati, sappiamo che dobbiamo assorbire questa ondata, come diceva anche Fede, per poi uscirne fuori tutti insieme, perché se cominciamo a giocare individuale avremmo fatto molta più fatica per portarla a casa, ecco. Poi non so da fuori, Fede. No, ma come vi ho detto prima, sapevamo insomma che le Zebre stanno facendo un percorso di crescita e l'hanno dimostrato, perché comunque avendo vinto anche solo una sola partita in campionato sono comunque a 12 punti, quindi vuol dire che i punteggi sono sempre stati chiusi nello scarto, e quindi sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata, sapevamo appunto che il drive e le fasi statiche sarebbero state una loro prerogativa, un loro punto forte. Come diceva Tiz, forse abbiamo mancato un po' di lotta, non tanto di tecnica, ma di quello che è un po' la lotta fisica, no? Perché sì, a volte metti a testa qua, metti a testa là, però insomma devi avere anche voglia, no? di sovrastare l'avversario, ed è quello che ci servirà sabato, insomma. Però ecco, sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata, ecco. C'è un giocatore delle Zebre
che da questo punto di vista vi ha sorpreso, comunque vi ha un po' pressionato durante la partita di Parma? Ma non ce n'è uno in particolare. Poi ecco, non è che mi ha sorpreso, perché comunque sia, l'abbiamo viste le partite loro, e vedi che è una squadra veramente che cerca di giocare tutto e cerca di giocare con alta intensità e mettendo in difficoltà anche grandi squadre. Quindi ecco, non è che ci ha sorpreso, lo sapevamo, eravamo coscienti di questo. Poi ecco, sono tanti anche altri giovani che veramente con il lavoro duro ne stanno uscendo fuori e si vede dai risultati che stanno portando a casa, quindi complimenti. Mm-hmm. Sempre sulla partita Benetton, Zebre Benetton, prima di passare al resto e poi nell'ultima parte, quella di questa settimana, Man of the Match è stato premiato Tommy Menoncello. Come se vi va di dire due parole sulla sua prestazione, perché insomma io credo che tutti gli appassionati rugbyistici italiani erano, sono stati wow, cioè, dopo sei mesi tornare così non è facile. Da fuori, da dentro, come l'avete vissuta, anche a livello di spogliatoio? Sì. Poi il coach ha parlato molto bene anche di Leonardo, che ha avuto un percorso penso simile. Penso che sì, che nelle ultime tre settimane, insomma, da quando Leo è rientrato in campo, Leo poi Tommy siano stati veramente un bel riconoscimento a tutti i sacrifici, insomma, che hanno fatto in questi anni, perché Leo, insomma, ha avuto non mesi ma anni difficili, e veramente un po' ci sono passato, ma sfido qualsiasi ragazzo ad avere l'attitudine, la voglia, insomma, che ha messo ogni giorno, perché non è facile. E Tommy uguale, ha avuto una delusione veramente enorme non potendo partecipare da protagonista al mondiale. È un ragazzo di 20 anni, insomma, non è facile che reagisca in questo modo, ma insomma sono ragazzi con la testa sulle spalle, sanno quanto valgono e l'hanno dimostrato, quindi... E la sensazione da fuori è che siano due ragazzi con quello che si dice, usando una parola inglese, mindset, ossia veramente con la testa sull'obiettivo. Sì, assolutamente. Io penso che anche la struttura nella quale vivono quotidianamente, questa di Treviso, li abbia anche aiutati nel cercare di indirizzare quelli che erano tutti i loro focus, le loro idee, perché insomma siamo circondati da eccellenza qui dentro, quindi ogni giorno siamo spinti ad andare oltre, a non accontentarci mai di noi stessi, che vuol dire nella puntualità, che vuol dire nella gestione del proprio corpo fuori dal campo, dentro il campo, nell'esecuzione delle skills, nell'esecuzione delle sessioni in palestra, quotidianamente, per qualsiasi cosa siamo portati all'eccellenza, e questo sicuramente li hanno aiutati a essere ancora più incanalati. Infatti volevo dire, non è solo il merito dei tecnici o del reparto medico, sì, anche grazie a loro, ma specialmente è stato proprio la maggior parte del merito del loro, proprio la forza, il mindset di rimanere sempre, ecco, in partita, no? Diciamo, sempre stare nel gioco, quindi quello è assolutamente da apprezzare. Proprio oggi, no, Matteo? Sì. Leonardo ha messo un post su Instagram. Faccio vedere tutto il percorso. Sì, esatto, cioè, un po' il suo percorso dell'ultimo anno e mezzo, esatto, con le varie foto. E poi lui adesso, noi non è che ovviamente lo conosciamo di persona, però l'abbiamo intervistato due volte e in entrambe le occasioni ci è sembrato una persona molto seria, molto... No? Ah, sì. Cioè non seria tipo che non ride, ma seria tipo... No, quadrata. Sì, assolutamente. Per quell'obiettivo. E mi ricordo nell'ultima, cos'era, già un anno e passa, che era infortunato, era l'estate, che ha detto... cioè comunque lui diceva, io comunque voglio giocare, mi basta giocare... E dopo un anno che non giochi, uno magari può cominciare anche a pensare, rigiocherò. E invece mi sembrava proprio solare, che sarebbe tornato in campo. Sì. E infatti per me è crack totale, Marino. Sì. Invece per una notizia positiva, ne è arrivata un'altra molto negativa. Sì. Come sta Paolo? Oggettivamente non l'abbiamo visto lunedì, quando abbiamo fatto il check medico. Poletto è anche lui, era abbastanza sotto un treno. Però in questi giorni io personalmente non l'ho visto, penso sia fare analisi eccetera, insomma, perché penso che insomma,
l'operazione, non so dirti quando e se l'ha fatta, ma penso che insomma non sia, non abbia tempi lunghi, quindi giustamente sarà anche stato a casa, insomma, recuperare un po' di energie mentali, perché non è facile, purtroppo. Non è esattamente lo stesso argomento, però io ero molto curioso, ho detto la prima volta che intervistiamo Pasquali, dobbiamo capire come si arriva a Leicester da Roma, cosa è successo. Mi rendo conto che saltiamo di palo in frasca, però... Ma semplicemente io ho iniziato a giocare a rugby, ho fatto inizialmente 2-3 mesi a Frascati, poi diciamo la società stava in crisi e tutto, mi sono spostato là per rugby. Da lì diciamo ho avuto la fortuna di avere una borsa di studio, che poi era grazie al rugby ovviamente, perché non sono stato un grande genio diciamo a scuola, e ho avuto questa opportunità di andare in un college in Scozia. Infatti lì ero in classe, ero nella scuola con Sam Hidalgo. Sì, giochiamo insieme lì. Sei tu che l'hai portato a Treviso. Capito? C'è una percentuale qua, però non ditelo questo. E, da lì, ovviamente, andando in Scozia, facciamo diverse partite un po' in tutta la Gran Bretagna, scendiamo giù verso Londra, Inghilterra, e da lì l'allenatore, dopo un anno, guarda, c'è Leicester Tigers che vuole farti fare un provino. Devo dire una cosa, io non vengo da una famiglia di rugby, nel senso non si è mai visto rugby, non si sapeva neanche cosa fosse. Mio padre ha giocato 10 anni a pallavolo in Serie A, quindi mi ci ha pure provato a giocare a pallavolo, ma dopo la seconda volta l'ha fatto quella la porta, grazie, arrivederci. Non hai placcato l'alzatore dell'altra Capito? Spalla. E quindi, ma fai, non c'è contatto, che sai? Esatto, okay. Giocavo a rugby perché tra papà di scuola che mi hanno portato, giocavano a Frascati, poi sono andato alla Pio Rugby e poi alla Lazio, un po' così, e lo facevo molto per sfogo e divertimento, e pidersi denti, beh, ovviamente, no, una sei ragazzina è la cosa più bella. E quindi mi presenta e io faccio un allenatore mio che era tra l'altro argentino, e faccio, scusate, ma che cazzo sono le Leicester Tigers? No. Va benissimo. Guarda, solo e sta loco, e va così. Non sapevi cosa era il Leicester Tigers? Ma adesso, in che anno? Nel 2006? 2000. Beh, erano gli anni che ci giocava Castro, no? Esatto, esattamente. Infatti mi fa, ma come no, dove gioca Castro Giovanni? E chi è Castro Giovanni? Poi per fortuna ho riconosciuto tutto, no? E da lì ho detto, cazzo, qua la cosa si fa seria. E da lì ho cominciato... veramente ho capito che la strada era buona, esatto. È come se un ragazzino che giocano a calcio gli diceva che tu vuole il Real Madrid. Capito, esatto. E lui dice, ma che cazzo è Real Madrid? Sì, ho avuto questa grande fortuna e diciamo sono stati anche gli anni più belli, diciamo, devo essere sincero. Poi ecco, non seguendo il rugby, per me era tutto un po' una sorpresa, no? E conosciuto Castro, una grandissima persona. Era un po' un punto di riferimento quando ero lì, e grandissimi giocatori un po' nel tempo del rugby là. E quindi mi ritengo stato molto fortunato per tutto ciò, ecco. E tra l'altro adesso, ridendo e scherzando su quello che dicevi tu, l'altro giorno ho conosciuto un ragazzo che giocava col paese e gli ho detto, ah, hai visto la partita di oggi di Menoncello? E lui ha detto, ma chi è Menoncello? E Menoncello giocava a paese. Però c'è una parte del rugby, secondo me, ancora un po' diversa dagli altri sport, ma tu non sei l'unico di ragazzi che giocano, però vivono solo la parte del gioco, cioè non c'è ancora questa... Perché non seguono Carbo Rugby. C'è un marchettaro. Ma è incredibile. Io ho imparato da lui. Lui ad ogni puntata delle podcast fare la lampadina. La marchetta deriva proprio da Marco, letteralmente. Cioè, proprio la stessa tipologia. Ho imparato di Hidalgo e ti chiedo, dov'è Sam Hidalgo Klein? Cioè, perché non lo vediamo giocare da un po', quindi ho capito se è infortunato. No, se... ha giocato un paio di settimane fa. Sì, ha giocato... Osprey. Esatto. Ho fatto quell'ultima scelta, è entrato un minuto per rischiare, perché ha fatto quella scelta che doveva andare a pali. Ma lì era in Scozia?
No, quello era Edimburgo. Anche Ospreys due settimane fa. Sì, diciamo, beh, c'è tanta competitività, abbiamo una rosa veramente ampia, quindi 65 sì, giocatori. Esatto, non è così facile trovare spazio per giocare. No, poi tutto in base ai staff, sì, tecnico, a gestire. Tanta qualità, quindi sì, non ci sono prime o seconde scelte, quindi esatto, non è così facile. Insomma. Sulla rosa ampia, prima ci hai raccontato che in settimana, quando non giochi, fai il ruolo del pilone che ti vai ad affrontare. Quindi tu la settimana scorsa non hai giocato, quindi in settimana sei diventato Danilo Fischetti. Allora... Sì, io e Fischio siamo... Sì, sì. Adesso voglio sapere come ti sei trasformato in Danilo Fischetti in una settimana. Ma niente, insomma, un po' certo l'ha preso. Ah, regà, dai, andiamo. No, sì. Sì, sì. Domanda. Attenzione. Ci chiedono se è vero che chiamano Pasquale l'avvocato. No, in realtà l'avvocato è Pettinelli. È Pettinelli. Ah, no. Okay. Forse Tiziano ha bisogno di un ufficio precisissimo. Studio io sono il posto dell'avvocato adesso, sincero. Adesso ha bisogno dell'avvocato, forse. Avrei bisogno, sì, quello esatto. Che ti passa la mutua quando non hai l'avvocato. Quindi come ti chiamano? No, io sono il capitano. No, sono riconosciuto un po' all'interno della società come aspetta, che sono preparando. Sono pura fibra di carbonio limited edition perché ho un telaio pazzesco. Sì, telaio. Quindi tutto naturale, poi notare che quando siamo entrati nella sala fisio c'erano tutti i fisio. Ah, vabbè, non ve lo spoilero, lo vedete dopo nel video. Sì. nel montaggio dei video. C'è stata la prova, nel senso, c'è stata la prova. Io non ho detto niente. Unanimità. Poi abbiamo dovuto tagliare la parte in cui Danilo alzava 300 in panca piana perché non umiliare i piloni. Non si poteva. Beh, allora, andando anche magari verso la partita di questo weekend, a questo punto vi chiedo che partita vi aspettate? Fisica? Di 80 minuti? No, perché ogni volta che hai fatto un'intervista, poi ma tutti in realtà... Ti chiedono quindi cosa per una partita molto fisica, una squadra molto tosta. È un po' come quando fanno un'intervista a calcio, no? Calcio, si fa per far bene. Un template con le frasi da scegliere. Poi rispetto alle scelte del mister. Sì, si fa per far bene, la palla rotonda, campionato lungo, solite robe. No? C'era quello della Giannappas che imitava Del Piero, che diceva solo comunque e niente. E riusciva a fare 5 minuti di intervista dicendo queste due parole. No, allora, diciamo che sappiamo che... appunto venendo dalla partita di sabato sappiamo che non sarà assolutamente una passeggiata, loro saranno agguerriti perché insomma penso che gli sia bruciata perdere la partita in casa. Noi d'altro canto vogliamo essere ancora più efficaci, quindi non concedere quei piccoli margini di errore che abbiamo insomma lasciato nei primi 10 minuti come dicevi tu. E anche verso la fine, insomma, quando gli abbiamo lasciato segnare la metà, insomma, del bonus, eccetera. Quindi ecco, la nostra idea della partita è quella di assottigliare ancora di più quelle che sono gli errori, quelle che sono le difficoltà che abbiamo riscontrato in campo, insomma. Io voglio sapere cosa sta pensando Tiziano in questo momento. No, so per loro che ridono, c'è sta qualche commento sicuramente. Perché ti ho visto molto. No, ma aspetta, c'è qualche... un commento. Sì, dice che questa inquadratura così fa molto incontro scuola-famiglia. Che è stato a sua volta commentato con Danilo che mentre sorride ai prof a Marco a casa facciamo i conti. Sì, sì. L'inquadratura è esattamente quella. Sai quando... È vero però, cavoli, quegli incontri lì c'è sempre la maestra. Sì, è... Insomma, l'ultimo compito ha preso 4, mia mamma, l'ultimo compito ha preso 4? Quando è stato l'ultimo compito? Quindi una squadra fisica competitiva. No, a parte scherzi, come ha detto anche Federico. No, ci metto un po' più di pepe. Vai. Botolami ha dichiarato. Perché dai. Sì, sì. Questo è solo l'antipasto. Roselli ha risposto: vogliamo arrivare ancora più vicino. E visto che sono arrivati a 5 punti, vuol dire che voglio vincere la partita. Vai. Sviluppi, come si dice a scuola, sì, sviluppi. Sì, nel senso,
Noi abbiamo avuto un calo di concentrazione, come diceva Fede, nell'inizio e un po' verso la fine della partita. Cercheremo di essere focus tutti per gli 80 minuti, perché sappiamo che le partite, anche noi quest'anno siamo stati in partita, la maggior parte delle partite abbiamo vinto negli ultimi, nell'ultima fase delle partite, no? Perché eravamo sempre sul pezzo e perché eravamo coscienti che volevamo portare e credevamo di portare a casa la partita. E in casa ovviamente avremo il nostro pubblico, quindi quella è una marcia in più sicuramente, e loro verranno con i coltelli in mezzo ai denti, lo sappiamo, ma noi ci faremo trovare pronti e cercheremo di non calare di concentrazione per tutti gli 80 minuti. Poi sai, i derby sono sempre i derby, sono partite molto particolari, specialmente i derby italiani. Quanti ne hai giocati? E qual è quello che ti ricordi di più? E anche Federico. Tu hai giocato tra l'altro in entrambe le parti. No, no, io non ho mai giocato alle Zebre. Ah, no. Luca che ha giocato, Bigi che ha giocato di qua e di là. No, io ho sempre giocato. Quanti ne ho giocati non saprei. Io ne avrò giocati... 6, 5, 6. Adesso poi tra poi gli infortuni, eccetera. Sì, 5, 6. Il più bello, non come prestazione, ma penso per quello che insomma è successo in campo, penso che il ritorno dell'anno scorso, che eravamo sotto fino al primo tempo e poi abbiamo comunque segnato 40 punti, penso che sia stata un'ottima prestazione, ma perché il gruppo è venuto fuori, non il singolo, ma ci siamo uniti nella difficoltà e siamo venuti fuori. Ma insomma, penso che le partite con le Zebre siano sempre un po' emozionanti, no? Perché comunque giochi contro tanti amici, giochi contro tante persone, insomma, con le quali hai condiviso anche altri momenti fuori dal campo, quindi siano sempre un qualcosa di emozionante, di stimolante. Ecco. Esatto. Sì, non ho una partita in particolare, diciamo. E poi ecco, i derby quando si vincono è sempre bello, no? Perché ovviamente c'è quella rivalità tra amici, perché alla fine siamo tutti amici. No, l'accenno di risetta c'è sempre. Cioè, io non me ne ricordo uno senza scambio di complimenti. Fa parte della tradizione. Sì. Ogni tanto. Noi se stiamo a scambiare gli auguri di Natale. Esatto. La gente non lo sa, però. Ma c'è un po' di sfottò post partita? No, ma non solo post, anche durante la partita. Dai, quella adesso mi viene in mente, anche se non è nei derby, ma quella volta che Fischetti e Riccioni si sono incrociati in premiership. L'abbiamo detto l'ultima volta. Esatto, sì, che sì, poi lui ci raccontava che l'arbitro era proprio lì col microfono, dalla TV si è proprio sentito, e abbiamo capito e basta. No, era un po' diverso, ma l'abbiamo citata l'ultima volta che lui ha fatto l'intervista, che arriva l'arbitro e gli dice dal loro lato tutto ok. E questo l'avevamo capito. Certo. Ma si è sentito proprio su Sky cos'era? Sì, Movistar Liga dei Campioni in diretta. Parlate in campo, siete un po' trash talker o no? No, onestamente no. Poca roba. No, tranne sta settimana che sei stato Fischetti. No, sono talmente tanto in affanno che non ho questa energia di... Sì, vero. Quindi no. Allora, sta roba l'ho pensata ieri. Allora, faccio una piccola parentesi della mia vita. Ieri mi hanno invitato a giocare a pallacanestro con i miei ex compagni di squadra di 30 anni fa. E quello che mi ha invitato mi ha detto: guarda che trash talking a manetta. Io dopo 5 minuti ho detto: come cazzo faccio a parlare? Ho detto: c'è proprio dove lo trovate il fiato? Infatti, non è facile. Però la situazione tipo per cui sei nazionale, partita contro la Georgia, siamo al 60° minuto, siete cotti completamente, il primo georgiano ti guarda, prima della mischia, e in italiano ti dice: comunque io tifo Roma. Cioè tu come... Come la vedi? Io ti farò mai. Al campo, già abbiamo Mice che lo ammazziamo. Una volta vede me gli Aghizzi si scansa, c'ha paura. C'ha paura? Sì, ovviamente. Prima i laziali, poi i romanisti, no? No, scherzi a parte. Ci sfottiamo un po' così con Mice, ma nulla di particolare. Sappiamo il calcio e a lui se è della stessa idea. Ma niente di particolare, perché io ho quell'occhio nero. Tipo, Diciamo che vengono sempre dopo di noi. Noi siamo nati 30 anni prima.
noi siamo nel 1900, loro 27 anni dopo, quindi... apriamo un capitolo allora, importante. Esatto, qua apriamo e chiudiamo. Allora, rientro nella serietà, ok, rientro nella serietà, perché adesso vi voglio fare una domanda seria. Nazionale, okay, una domanda a entrambi che vi voglio fare, perché Federico ha appena dato l'addio alla nazionale, sì, non so, tranne il ripensamento. No. Hai scelto tu la moglie che è stata? No, no, ho scelto io. No. E allora volevo chiedere a Federico un po' se ci racconti la tua scelta, come l'hai vissuta, come l'hai, l'hai maturata. E poi volevo chiedere a Tiz, in questo momento sono uscite le prime convocazioni di Quesada, non sei nel gruppo allargato. Qual è lo stimolo per ritornare in quel gruppo e se c'è stato un discorso anche con il nuovo coach, eccetera? Allora, ma io sono arrivato a questa decisione nel tempo, nel senso che comunque la mia età avanza, la mia età anagrafica avanza e ovviamente... la vita al di fuori del campo cambia, quindi a volte bisogna anche pensare alla famiglia, pensare a quello che è la vita a 360 gradi, non sempre essere tra virgolette egoisti nel cercare di avere qualche trofeo, chiamiamolo così, in più, ma insomma ho dovuto guardare a quello che era la mia famiglia, quello che era il benessere di mia figlia, di mio figlio, di mia moglie. E stare via così tanto tempo da casa cominciava a essere un peso per la mia famiglia e poi di conseguenza anche mio, quindi durante questo mondiale, la preparazione, il mondiale, ho avuto tempo insomma di stare un po' da solo, pensare a quello che avrei potuto avere andando avanti. Non so se sarei stato convocato o meno, però diciamo che, come ho spiegato anche a Marzio nel momento in cui ho preso la decisione, a Marzio, Kieran e poi tutto lo staff, ho dovuto dare un po' di serenità alla mia famiglia, quindi un po' di certezze, e ho preferito, ecco, annunciare il mio ritiro. Ripeto, non so se avrei avuto ancora possibilità di mettere la maglietta, mi sarebbe piaciuto, sono onesto, e so che il giorno in cui ci sarà la prima partita contro l'Inghilterra sarò sul divano a tenermi e sarò teso per i ragazzi, però ecco, è stata una decisione di cuore per la mia famiglia, per il benessere insomma di quello che era la mia famiglia. E devo essere onesto, l'ho presa non a cuor leggero, ma sereno e orgoglioso di tutto quello che ho fatto, quindi... non ho avuto grossi ripensamenti per adesso, poi insomma sicuramente mi mancherà, questo poco ma sicuro. Poi il giorno prima delle Sei Nazioni no. Entrambi i piloni e un tornatore si fanno male. Numero sconosciuto sul telefono. Aereo. Hola, soy Gonzalo. Hola, soy Gonzalo. Pensada en ti. No. ti ho fatto una domanda un po' bastarda, però no. Io non ho avuto nessun tipo di colloquio, nel senso siamo conosciuti molto veloce allo stadio dopo una partita così, ma non c'è stato un colloquio, quindi ecco, conosco la persona anche grazie agli argentini, che quindi sono sicuro che porterà tante belle cose alla nostra nazionale. Però l'ambizione da parte tua c'è, cioè l'obiettivo di tornare a vestire quella maglia? Assolutamente, io adesso il focus, controllo le cose che controllo io, quindi il focus ce l'ho tutto in Benetton, perché poi ovviamente se performi bene in Benetton, poi dopo ovviamente si arriva a quegli obiettivi là. Quindi ecco, tutto il mio focus è qui in società con la Benetton, scendere in campo e vincere più partite possibili. Attraverso grandi performance, poi quello che sarà, non posso ovviamente controllare oltre questo, controllo quello che posso fare io e poi se arriva ne sarei fiero, se non arriva bravo lo stesso. Se non arriva, però è interessante anche per i ragazzi che ci guardano quello che tu hai detto, di
controllare quello che tu puoi controllare e di essere fiero del percorso che fai, cioè, e di sapere di avere dato tutto sempre. Assolutamente. La cosa più importante, perlomeno io quando dico alle ragazze, quando alleno i ragazzi, eccetera, la cosa più importante è andare a letto senza rimpianti. Faccio tutto quello che posso fare, poi se c'è qualcuno di più bravo di me, insomma, intanto lo devi dimostrare, ma io devo aver fatto tutto quello che posso fare per far sì che per raggiungere il mio obiettivo. Poi se non lo raggiungo ci sono mille fattori che sono al di fuori di quella che sono la nostra sfera di controllo, e quindi non sempre si può avere la bacchetta magica, ecco. Però ecco, andare a letto sereni è la cosa più importante, penso, anche per i ragazzi, insomma. Qui ci chiedono, Gianni lo sappiamo, ma Pasquale ha in mente in futuro di iniziare un percorso da allenatore? Vabbè. Infatti l'abbiamo già parlato prima. Sta andando già per sfasciato qua. No, visto che ha accennato l'allenamento. No, allora, sicuramente ho avuto l'opportunità, ecco, con Federa con la Coppa del Mondo, e mi ha chiesto di aiutarlo, quindi ecco, mi sono reso disponibile e ho conosciuto una bellissima realtà. Sono sincero, nel senso, le prime volte che andavo lì al campo facevo veramente poi dopo ho visto che ci sono stati miglioramenti giorno dopo giorno, quindi questo era molto, era emozionante da vedere, no? Nel senso, e è un bellissimo gruppo, e quindi niente, ho legato molto con loro, perché siamo andati anche a fare raduni di prestagione, quindi siamo andati verso il Nevegal, dormire in tenda, queste cose qua, quindi si è creato un bel legame. E in effetti quando anche Fede è tornato ho dato la mia disponibilità di continuare, e quando posso di continuare questa strada, no? Perché mi sono prima di tutto divertito, secondo ho conosciuto veramente delle bellissime persone, e terzo anche per il rugby e tutto, dove posso cerco di dare una mano e vorrei molto più che volentieri. Chiediamo all'head coach come è l'allenatore, come è una cosa, però prima partita, prima vittoria, storia, quindi nel senso non ho fatto male, diciamo. Ma no, è stato, l'ho elogiato veramente dal primo giorno, perché sapevo che non era facile. Soprattutto quando non sei abituato e non è la tua aspirazione, no? E quindi mi chiamava praticamente tutti i giorni e tutti i giorni mi diceva: oh, capita, ma guarda, dove sono finito, dove sono capitato. Aspetta, questa è la prima settimana, poi dopo. Però no. Adesso l'accento romano lo fa proprio. La forza sta con me, non credo. Nazionale dove siete. No, sì, adesso non ci togliamo più di torno, nel senso che viene spesso e volentieri, pur non nessuno, non avendo nessun obbligo, nessun obbligo, quindi è veramente, e l'apporto tecnico che porto, insomma, è di qualità, quindi potrebbe avere un futuro, ma non so. Sì, certo, se lo, poi vedremo, se adesso diciamo penso a giocare, come ho detto anche alla società, nel senso, il mio primo obiettivo, il mio focus è essere tutto sul giocare. Spero di avere ancora altri tanti anni, e quindi tutto il mio focus è là. Ovviamente continuo al lato questo percorso, che poi magari un domani si può trasformare in qualcos'altro. Ma invece, se non ricordo male, anche Fede Ruzza era stato coinvolto nel percorso del femminile, sbaglio? No, non nel femminile, nell'Accademia. Sì, nell'Accademia. Sì, l'anno scorso facevamo... E continua a essere coinvolto anche lui? No, perché l'Accademia della Marca non esiste più. Quest'anno è tornato il centro di formazione Under 18 federale, quindi praticamente l'80% dei ragazzi che c'erano l'anno scorso non ci sono più qua al centro di formazione, perché è diventato regionale, diciamo, il centro di formazione Veneto Friuli per la maggior parte, e quindi ci sono 30 giocatori Under 18 che fanno parte di tutte le realtà Veneto Friulane. Quindi sono riorganizzati un po' come era 2 anni fa. Sì, esatto, hanno fatto un passo indietro rispetto all'annullamento di tutti i vari centri di formazione. Adesso sono 4 più quello under 20, 3 più quello under 20,
e basta, ecco. Quindi no, Fede so che va ogni tanto a dare una mano all'Under 18 e all'Under 16 con le messe alberali. Ovviamente sì, anche lui ha tempo perso, nel senso che non ha niente di obbligato, no? Sì. So che Giacomo Darè invece anche lui ha già l'anno scorso allenava l'Under 16. Bello. Sì, e so che anche quest'anno ha ripreso quando è tornato dal mondiale, e secondo me anche lui potrebbe avere veramente la stoffa. Mi sembra una persona che è stra-attenta ai dettagli, non so. Sì, no, ma soprattutto siamo un po' tutti, nel senso che siamo veramente un po' drogati dal rugby, quindi cerchiamo di essere perfezionisti un po' in tutto, ecco. In realtà non arrivi a giocare professionista se non sei attento, no, anche come ti arrivi. Come dicevamo prima, insomma. Bello comunque iniziare a allenare giovani, perché sì, anche tu hai iniziato, sono già vari anni che alleni. Magari quando passerai poi a fare l'allenatore al 100%, ti troverai già con un, ne parlavamo l'altra volta, con 7-8 anni sulle spalle. Ormai per me sono anche di più, sono quasi 12 anni che alleno, tra varie categorie, però ormai sono quasi 12 anni che alleno, quindi... Sì, io. Quindi stiamo parlando col futuro allenatore a Benetton. Non l'ha detto io, ma adesso entra. Sì, no, ma è perché lui va magari dalla nazionale. Sì, no, beh, ma ovvio, no. Non so, intanto finiamo questa stagione, poi vedremo. No, però oggettivamente è bello sapere che c'è una continuità. Per sì, sì, assolutamente. No, assolutamente. Quello che ho sempre detto anche parlando con Marzio, eccetera, ho detto che secondo me... Il vero tesoro della federazione per quanto riguarda poi gli allenatori, penso che siano i giocatori di Treviso e Zebre, perché avere fortuna di avere giocatori che stanno vivendo il rugby in questo momento, vivono lo sviluppo quotidiano del rugby, penso che sia il tesoro più grande, ed è quello che stanno un po' cercando di valorizzare, penso anche con tutti questi vari inserimenti di giocatori, ex giocatori, vedi Santa Maria, Cuca, Cavalieri quando era qua in Italia, eccetera, insomma penso che sia importante. Bello. Sento Fino, c'è un commento, andate a lavorare da Marco Piccioli. Era classico. Era classico. Dai, Riccio. D'altronde se può commentare, suppongo che stia lavorando. Riccio sta lì col collo bloccato, è andata a lavorare. Sì, sì. Beh, lo possiamo salutare. Ciao Marco. Ma io avevo una domanda, però appunto la rosa ampliata e appunto sono 60 giocatori, giusto, più o meno? Un po' di più. Ora, un commento che mi ha fatto anche le puntate scorse, il fatto di come Treviso quest'anno in particolare stia alzando livello, perché alcuni giocatori che gli anni scorsi erano un po' in ombra, quest'anno stanno veramente dando il massimo, penso a Zanon, Isecor, Spagnolo che è appena arrivato appunto per la Serie Elite, e appunto quelli nuovi sono acquisti di qualità, Uren, Fekito, insomma, quindi certo. Sentite anche voi che state veramente decollando a livello di qualità, cioè com'è dall'interno, diciamo, da questo punto di vista, vedere che la squadra comunque vince di più, è più presente, è più, anche se siamo terzi in classifica, quindi oddio, come la vedete voi dall'interno questa cosa? Un po' di pressione, c'è una bella competitività, quello è bello ovviamente, no? Perché ci tiene sempre noi sul pezzo, no? Deve essere sempre pronti quando arriva l'opportunità e di dare il 100%, non dar nulla per scontato, quindi questo penso che fa bene a tutto il gruppo, e poi ecco, ci sono grandi tanti giovani come anche Izekor e altri, dove hanno dimostrato che possono far parte di questa squadra e partecipare a questo campionato. Quindi è bello anche vedere tanti giovani che vengono su, no? E, questo è bello, abbiamo un bel gruppo, siamo molto coesi, e anche se poi nello stesso ruolo magari gioca uno rispetto all'altro. Quindi. Siamo contenti per il risultato finale, ecco, questo legame in squadra che è bello da vedere all'interno, poi da fuori non so se si nota o meno, però penso di sì, perché sennò i risultati non li porti sempre a casa, quindi questa è la cosa bella.
No, poi si vede da fuori anche quello che è magari la stratificazione dei giocatori nella società, come adesso dicevate voi, che certo. Andate ad allenare magari l'under 16, l'under 18. Allora, per un ragazzino di 15 anni è bello, certo. Ti allena la rimessa laterale un Federuzza, magari è meglio che non il coach di provincia che non è mai allenato niente di più di quello, per quanto l'impegno sia uguale, certo. È uno che ha visto magari situazioni molto più complesse, certo, e tu a 16 certo. anni acquisisci una consapevolezza maggiore già del fondamentale. Ah, certo. Sì, poi questo è sempre stato un po' il valore aggiunto del Benetton, perché io mi ricordo anche dai tempi, anche 20-30 anni fa, c'erano comunque dei personaggi incredibili che magari andavano ad aiutare anche con le giovanili, e questo magari è anche un po' il valore aggiunto di un club come il Benetton, a differenza magari di altre strutture interessantissime per il rugby italiano. No, ma non è una cosa negativa, nel senso è una cosa positiva sul Benetton. Andiamo in chiusura. Vai. Vai in chiusura. Chiudo io. Chiudiamo. No, è troppo, guarda, colpa sua. Immagino che abbiamo capito tutti qual è il problema tecnico, quindi non serve di più. Però più o meno siamo un'ora, quindi direi. Però pensa che chiusura di podcast. Ma viralissimo poi. Tutto stile questo. Pilone italiano. Molto bene, ragazzi. Quindi a questo punto... Carbo rugby, seguite. Chiaramente ringraziamo Tiziano e Fede per questa occasione. Matteo, Danilo, avete ultime cose da dire rapidissime? No, nessuna, perfetto. Buon Natale e grazie mille a tutti, come sempre. Ci vediamo al 30. Anche ovviamente Leonardo e Costanza, che ci hanno aiutato dalla regia con questa puntata, leggendo i vostri commenti e portando il materiale che ci ha permesso. Dai, basta, fallo andare. Ciao a tutti. Vai, scappa.